volevo fare un collegamento con il Friuli Venezia Giulia. Vediamo se riusciamo a collegarci con una amica di Patrimonio Italiano TV di un portale che racconta degli emigrati dal Friuli Venezia Giulia. Io ci provo un attimo, proviamo a effettuare questo collegamento con il Friuli, vediamo se riesco. Io ci provo e vi farò sapere se è tutto ok. Vediamo un attimo se è tutto ok. Proviamo, ecco, sentite anche l'audio che va. Poi andremo in Olanda. Oh, ci siamo, dovremmo essere collegati. Vediamo un attimo se riusciamo a stabilire un collegamento decente. Vediamo un attimo se la connessione ci supporta. Allora, siamo in onda. Ciao Nicole, mi senti? Allora, siamo in onda. Nicole, non so se riesci a girare lo schermo, a ruotare lo schermo. Ecco, sì, così è perfetto. Allora, siamo in onda, cari amici di Patrimonio Italiano TV, con Nicole Brusaferro, che è, correggimi se sbaglio, la fondatrice del portale borninfvg.com o .it, aspetta che controllo, chiedo venia. Allora, sì, beh, non sono la fondatrice, diciamo che ho lanciato l'idea qualche anno fa perché avevo aperto prima un blog dedicato solo ai triestini all'estero sul Grazie al Quotidiano Il Piccolo per cui lavoro, che tuttora il blog funziona sulla piattaforma della Repubblica.it. Poi il progetto era quello di allargarlo al corregionale, quindi è un progetto che è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che porto avanti insieme ad altri tre colleghi. Perfetto, allora mentre parliamo, cara Nicole, io sto mostrando il portale, quindi diciamo in collegamento in onda in questo momento sta andando proprio la home page del portale Born in Friuli Venezia, FVG, quindi Friuli Venezia Giulia, appunto, che racconta dà notizie, insomma, e racconta anche di vite, no, di friulani emigrati. Vogliamo parlare un po' della genesi di questo bel sito che ho avuto modo di scoprire e che seguiremo anche noi di Patrimonio Italiano TV. Grazie. Allora, questo nasce come uno sportello per fornire delle informazioni al triestini, pordenonesi, friulani, goriziani, insomma tutti i corregionali che vivono all'estero. La nostra regione negli ultimi anni ha visto una media di oltre 4.000 persone lasciare la regione ogni anno. Quindi questo progetto è nato nel 2015, ha preso forma nel 2016 ufficialmente, grazie appunto, è stato sposato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che ci sostiene, ma è una rete di associazioni che si occupano di corregionali all'estero, quindi ha messo insieme l'Associazione Giuliani nel Mondo, quella delle Friulani nel Mondo, ha fatto un bel collante di realtà che già c'erano sul territorio e che già facevano questo lavoro. Noi abbiamo messo tutti insieme in rete. Non solo raccontiamo le storie, ma diamo anche notizie dal Friuli Venezia Giulia a chi sta all'estero e se serve qualcosa noi aiutiamo, nel senso può capitare ad esempio che una persona abbia bisogno di un documento, quindi trova magari difficoltà a girare ufficio, eccetera, noi ci mettiamo a cercare a fare quello che lui farebbe magari attraverso gli uffici, diamo una mano noi a trovare documenti, a cercare informazioni, a dare indicazioni utili per chi si trova all'estero e quindi è un servizio proprio a chi è partito dal Friuli Venezia Giulia e vive fuori e ahimè insomma se ne vanno in tanti ogni anno, come dicevo prima, certificati oltre 4.000, ma sono molti di più perché come sappiamo tanti non lo comunicano, quindi è un'evoluzione continua perché ci scrivono tantissime persone e noi raccontiamo le storie di giovani, meno giovani, di chi vive anche da tanti anni e magari vuole raccontare quella che era un'altra grande immigrazione, che ad esempio insomma, è quella degli anni 50 e 60, che è molto diversa da quella attuale, ma comunque è stato un fenomeno storico che noi cerchiamo di recuperare appena adesso, perché quelli che abbiamo raccontato finora sono quasi tutti giovani o comunque insomma under 40. Questa è una cosa bellissima, Nicola, anche perché
È un servizio oltre che proprio bello in senso stretto, cioè la bellezza appunto di raccontare le storie dei tanti emigrati di una terra che appunto di cui appunto io credo, no? Io ho vissuto per qualche mese a Trieste, credo che ci si senta, si sentano forti le radici e chiaramente si senta anche la mancanza. Un po' come tutta Italia, ecco, noi italiani quando andiamo all'estero abbiamo questa nostalgia, ma poi anche il fatto appunto di supportare, quindi oltre la bellezza in sé del sito, delle storie, anche il discorso appunto del supporto che fornite, credo che sia una cosa molto molto importante e chiaramente viene anche, io sto guardando in questo momento i numeri del sito, viene anche supportata appunto dalle visite e credo anche dai commenti che sono presenti sul sito, credo che abbiate comunque delle belle soddisfazioni, no? Anche perché noi, una delle soddisfazioni più grandi è che molti degli intervistati mettono a disposizione le loro esperienze per aiutare chi vuole andare all'estero. Ad esempio, sotto molte storie c'è la mail, perché magari c'è un ragazzo qui che vuole andare a farsi un'esperienza a Londra, vuole andare a farsi un'esperienza in un altro paese, o ci scrive a noi e noi gli diamo i contatti di altre persone, oppure sono alla fine delle storie direttamente la persona intervistata lascia la sua mail. Questa è una delle richieste più frequenti, ci sono tantissimi ragazzi che vogliono andare a fare magari un periodo di studio, una stagione di lavoro all'estero, vogliono magari provare proprio a vivere fuori. Sapendo che c'è già uno della tua regione, ancora meglio uno della tua città, hai un supporto in più e questo è un aiuto. E poi le altre cose che si stanno creando fuori, di cui siamo molto contenti, è che grazie a questo sito si sono create delle piccole comunità fuori. Quindi ci sono persone che a Londra si frequentano perché grazie ai nostri contatti si sono conosciuti, si vedono magari una volta al mese, però si danno una mano anche lì. E quindi un supporto su vari fronti, perché tanti dicono: "Bah, vado fuori, non voglio più sapere niente dell'Italia". Invece non è così, perché la maggior parte delle persone qui è la famiglia, qui ha gli amici, quindi torna. Come dicevi tu prima, la nostalgia c'è, comunque le radici sono qui e quindi un sito di questo tipo fornisce tutte quelle informazioni anche per chi se ne va, ma magari vuole buttare un occhio su cosa succede a Trieste e che può essere utile a lui, immigrato o anche allo studente che vuole andare fuori. Noi tante volte pubblichiamo anche tutte quelle che sono le possibilità per i ragazzi di studiare o di lavorare all'estero. Sono sempre anche portali della regione, noi magari pubblicizziamo quelli che sono delle offerte di lavoro, di stage, e anche per questo invitiamo i ragazzi a seguire Born in FVG, perché tante volte, magari anche se vivono nelle regioni vicine, se sono nel Veneto, possono trovare comunque delle possibilità anche sul nostro sito o dei contatti utili se vogliono andare a fare un'esperienza all'estero per viverci o anche per stare un po' il tempo. Insomma, l'esperienza fuori dai confini dell'Italia serve sempre per maturare, per migliorare la lingua, quindi può essere sicuramente un fattore positivo, anche se poi si vuole tornare in Italia e investire qui a livello sul futuro per quello che si è studiato. Però insomma è la destinazione di tanti all'estero, perché in effetti qui su molti fronti le cose non vanno, però cose come Born in FVG, come la TV che state facendo voi, sono seguite perché c'è nostalgia, ma c'è voglia di mantenere comunque il legame con quello che si è lasciato. Nicole, io intanto oltre a ringraziarti per questo collegamento e chiaramente per questa iniziativa di cui spero possiamo parlare anche in seguito in prossime nostre dirette, magari potremmo cercare proprio un tema comune dedicato ai friulani emigrati piuttosto che magari a chi ha intenzione di andare a studiare fuori, come dicevi tu, quindi su fornire supporto. Sempre Giuliani, Isontini, perché poi magari il triestino, i friulani sono una parte, poi ci sono i triestini, cioè che noi abbiamo proprio, cerchiamo sempre di dire che poi magari qualcuno, e tra l'altro ci sono tutte queste realtà poi dove anche la singola persona può fare riferimento. Per esempio, ecco, una realtà molto forte sono i Fogolar Furlan, sparsi in tutto il mondo, dove ci sono tante tradizioni che vengono portate. E magari anche qua a Trieste, ogni tanto si dice no, Trieste, Friuli, lontano, non so, sai, sono quelle così, quei confini delle regioni. Invece il triestino e il friulano, per dirti, quando sono all'estero, sono grandi amici, condividono anche i club, si ritrovano insieme,
realtà della persona che all'estero, quando ritrova un italiano, uno della sua regione, uno della sua città, c'è quasi un affetto immediato, no? Così, come Sì. dire, sei anche tu nella situazione. Tra l'altro, io proprio poc'anzi leggevo di una notizia dal Canada relativa proprio alla regione Friuli Venezia Giulia. La devo cercare, dico la verità perché mi è capitato. Ecco qui, Friuli FC, un mito antico e glorioso. Poi magari dopo leggiamo in diretta la notizia. Mi è capitata appunto un po' per caso e pensando al collegamento che avremo fatto appunto di lì a poco mi ha incuriosito. Quindi magari dopo darò un'occhiata a questa notizia. Nicole, intanto io ti libero, ti ringrazio ancora una volta per questo collegamento, sperando possano essercene altri. Potete anche trovare i nostri contatti sul sito perché lì hanno sempre voglia di raccontarsi, quindi sicuramente oltre a me, insomma, potete cercare anche i contatti con le storie che raccontiamo e con i nostri corregionali all'estero. Assolutamente sì, infatti adesso li ricorderemo, tornerò ancora sul sito con le immagini e ricorderò un po' i contatti, così magari se c'è qualcuno interessato, diciamo, tra il pubblico di questa trasmissione, naturalmente anche noi, perché poi raccontare le storie di italiani all'estero non è semplicissimo, anche se con internet è facile trovarne, ma insomma, poi grazie a portali come il tuo si vengono a sapere storie anche molto curiose, emozionanti, anche utili naturalmente. Quindi noi per primi ci terremo in contatto sul portale e vi seguiremo anche per approfondire alcune storie. Intanto io ti ringrazio. Se vuoi fare un saluto a tutti gli amici italiani all'estero. A tutti gli amici italiani e a tutti ovviamente i corregionali, quindi chi è partito dal Friuli Venezia Giulia, scriveteci e seguite bornin.fvg.com. Perfetto, grazie mille Nicole, grazie e buona serata. Grazie. Grazie.